La vocazione della vita cristiana è camminare nella luce, riconoscendosi limitati e cercando di non scivolare nel peccato, certi che il Signore ci aspetta sempre e che la sua misericordia è più grande dei nostri fallimenti. Questa è in sintesi l'omelia della messa celebrata da Papa Francesco nella cappella della Casa Santa Marta. Commentando le letture del giorno, il Pontefice ha precisato che Dio è luce e che l'unico giusto è colui che ha pagato per i nostri peccati. Se tu dici che sei in comunione col Signore, ma cammina con la luce. Ma la doppia vita, no? E quello è no, quella menzogna che noi siamo tanto abituati a vedere e anche a farla noi, no? Dire una cosa e farne un'altra, no? Sempre la tentazione e la menzogna, noi sappiamo da dove viene, la Bibbia, Gesù, al diavolo lo chiama il padre della menzogna, è il bugiardo. E per questo con tanta dolcezza, con tanta mitezza, questo nonno dice alla chiesa adolescente, alla chiesa ragazza: non sii bugiarda. Tu sei in comunione con Dio, cammina alla luce, fa opere di luce, non dire una cosa e farne un'altra, non la doppia vita, tutto questo.